Shoftikuji, ben ritrovati dal vostro Andrelink Nocturno su Kirby Clash Deluxe. È da un po' di tempo che tengo questo gioco sotto mano e volevo provarlo appunto appena non mi fosse arrivata la capture card, quindi direi di vedere, perché comunque sia, è anche gratis, è un gioco completo gratis, quindi insomma. Questa è la storia di un regno lontano di tanto tempo fa, una terra unica e pacifica chiamata Dream Kingdom. Ma la pace può svanire in un soffio, riuscirà la squadra di Kirby a difendere Dream Kingdom da un'improvvisa orda di nemici? È ora di combattere! Un beat 'em up, credo così, eh? Ciao, straniero rosa, tu devi essere Kirby, il guerriero che si è svegliato 200 anni prima che però rompe comunque sia i culi. Grazie per esserti offerto di proteggere Dream Kingdom, sei un vero eroe. Di che cosa sto parlando, dici? Waddle Dee gigante ha improvvisamente perso la testa nelle verdi distese. Tutti i Waddle Dee perdono la testa. Non sappiamo cosa fare, puoi fermare sott'acqua e salvare il regno? Premi in su sulla croce direzionale per controllare la bacheca dell'emissionato sinistra. La tua squadra può partire da lì. Ora preparati e fai attenzione. Ma anche se vado con l'analogico, premo in su va uguale. Forma una squadra, scegli il ruolo e l'equipaggiamento degli altri e lanciati in battaglia. Le verdi distese, Waddle Dee gigante. Siamo io con spada eroica e mio compagno con maestro martello. Siamo solo in due, partiamo, andiamo a rompere un po' di Waddle Dee. Wey! Si combatte con i pulsanti, vero? Ok, con B. Ah, ok. Ma non ci toglie niente, non ci sto togliendo. Ma io posso, cioè. Fammi capire una cosa, scusatemi. C'è il friendly fire in questo gioco? No, perché sennò è una troiata assurda se c'è friendly fire, eh. È apparsa la tavoletta numero 1. Bene. E l'ha presa lui. Ma se la volevo prendere io? Ah, non è che funziona tipo le tavolette in Super Smash Bros. Ah, ma Waddle Dee fa danni con così anche solo toccandolo. Aspetta. Quasi. Cioè, basta che io prenda la tavoletta. Ah, per fare l'attacco stellare. Ok. Proprio in mezzo gli sono andato quando è esploso. Va bene. Vai, si sale di livello. Il massimo è il livello 50. Ho letto di gente su una pagina Facebook di Bita che praticamente è arrivata al 50 in un giorno, cioè. E andiamo al villaggio allora per la prossima sfida. Bentornato, grazie per aver sconfitto Waddle Dee gigante, ma ci sono molti altri nemici che continuano a funestare le nostre terre. Contiamo su di te, Kirby. C'è anche un'altra cosa che devi sapere. Le mele e gemme sull'albero sono maturate, che significa che è tempo della prima raccolta. 5, bene. Le prossime saranno maturate e pronte per la raccolta tra 12 ore. Sono molto utili, sai, ricaricano il tuo odore così puoi proseguire nelle missioni. Ok. Ah, il proprietario dell'emporio mi sta cercando? Che bella statua. Puoi ottenere vari frammenti con gli amiibo. No, fermati. Non è il momento di usare gli amiibo. Ma guarda un po' chi si vede, tu devi essere Kirby. Ho sentito che sei nuovo di Dream Kingdom. Io mi chiamo Magolor e sono il proprietario di questo emporio. Ah, vuoi sapere cosa è un emporio? Beh, vendo armatura, oggetti salvavita. No, non mi interessa nulla. Aspetta un po' le armi, però. Lama del vento. Non è il materiale necessario. Ah, mi serve un bel po' di roba. Ok, andiamo ad affrontare le dune. Nuove missioni sono apparse. Yeah! Ho un compagno assunto alla squadra, Kirby Verde? No, blu. Ah, è un mistico. Oh. Ok.
Però l'ardore è calato. Io mi chiedo come abbia fatto certa gente a finirlo in un giorno solo. Io lo attacco da dietro, così faccio danni. E vai, tavolette! Ah, accidenti! Ok, è andata bene. Mamma mia! Perfetto! Yeah! Carino come gioco, molto carino. Wow, bronzo, cioè argento, vabbè, argento, no, bronzo, che cosa ho visto? Questo nuovo, le verdi distese? Ah, ci sono altri 5, sì, altri 5, ma perché? Cosa ho letto? Ah, ok, ho letto 5 di ardore, ecco cosa mi ha confuso. Vabbè, partenza con queste compagne, andiamo. Salve! Ecco, Dado Pagos. Non ha pagato il dado. Oh mio Dio! Non me lo ricordavo questo che faceva i cubetti di ghiaccio, col culo. Vieni un po' qua. Io ti aspetto qui, eh. Dai, però, ho caricato l'attacco, su. Perfetto, tavoletta. Manca un pezzo per la tavoletta, dai. Grande zio, l'ha presa, bene. Quindi più membri abbiamo, più... Oh, perfetto, grande. Più membri abbiamo, più la tavoletta ha pezzi da comporre. Giustamente, giustamente. Non è ancora crepato. Quanto ci manca? Oh. Mamma mia, quanto è tosto. Abbiamo Redu. Partenza. Mi è rimasto 4 di ardore. Probabilmente no. Se non si ricarica non potrò fare la prossima missione. Ehi, Redu. Oddio, la frusta è vero. Questo c'è la frusta, i Waddle Doo. Cioè, no, i Waddle Doo. Insomma, questi. Perfetto, tavoletta è composta. Mamma mia, Waddle Doo. Oh, è tosto, eh? È stato tosto da sconfiggere. Oh, un compagno si è unito alla squadra. Sono al completo, grazie. Abbiamo di affrontare la prova del fuoco per proseguire la tua avventura. Ok, Craco. Oddio, questo è un... Oh. Incidenti. Bene. E andiamo, andiamo. Magari all'inizio è meglio, magari, farmare un pochino per andare poi a combattere quelli più forti, ma fa nulla. Mentre la squadra Kirby esplora Redu nel cielo si oscura, Craco, la creatura fatta di nuvole si avvicina. Questo è una rottura di palle. Affronta lo spirito dei cieli furiosi in questa prova del fuoco. Kirby lo batte, mi sembra, con il fuoco, mi sembra, lo sconfigge. Non ricordo bene se diventa Oddio, non mi ricordo più Kirby come si chiama. È tanto che non gioco. Kirby l'ho giocato tantissimo quando uscì a suo tempo, i giochi. Non ho più giocato gli ultimi usciti su 3DS, a dire il vero. Andrei a terra, bene. Oh, mi ha fatto recuperare un po' di vita. No! Oddio!
Aiuto! E dai! Che bastardo! Ah, però mi sta sopra proprio, eh! Non ce la facciamo? Abbiamo preso la tavoletta, oh! No! Vuoi fare 3.000 gemme? Sì. Dai, che sfiga, dai, ragazzi, mamma mia. Perfetto, ragazzi, è perfetta. È perfetta. Dai, guarda quanti danni stiamo a famo. Dai, non ci sta capendo più niente. È andata. Vai. Wow. Wow, è stata davvero difficile questa. Ah, ok. Poi anche perché io vado all'attacco tranquillo, cioè non è che mi perdo tempo lì a calcolare bene tutto. La squadra Kirby è trionfato nella prova del fuoco, si apre così un nuovo cammino verso le rovine dove altre missioni attendono. Inoltre nuovi nemici si sono impossessati delle verdi distese e delle dune. Non c'è tempo di riposare, i nostri eroi riprendono la battaglia. Carino, molto carino come gioco. E fermo qui, mi fermo qui per questo primo episodio. È carino come gioco, certo, non è un Kirby di quelli proprio, insomma, classici. Però devo ammettere che mi mancava un po' un Kirby su 3DS. Perché, voglio dire, ci sono, ma non l'ho mai giocati per mancanza di tempo e anche per mancanza di voglia, a dire il vero. Comunque sia, questa sarà una miniserie perché il gioco è corto e fine a se stesso. Quindi ci vediamo, penso, domani con il prossimo video di Kirby. Nel frattempo io vi ringrazio per aver seguito e ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!